Sono 5 milioni i passeggeri transitati nel 2010 da due aeroporti principali della Toscana, 4 milioni dal Galilei di Pisa ed 1 milione dall'Amerigo Vespucci di Firenze, dati in forte incremento nei primi mesi di quest'anno. Risultati incoraggianti che rendono ancora più urgente la realizzazione di un sistema aeroportuale toscano basato sulla fusione dei due scali con funzioni diversificate. L'occasione per tornare sull'argomento è stata offerta dalla cerimonia per gli 80 anni dell'aeroporto di Firenze, celebrati con la deposizione di una corona di alloro al monumento ad Amerigo Vespucci, a ricordo dei pionieri dell'aeronautica, alla presenza delle massime autorità militari della regione. Sono molto d'accordo, perché sono convinto che Pisa può svolgere quella funzione di un grande aeroporto con più di 3.000 metri di pista, che può ad esempio farci portare tutto quello che dalla Ryanair sono le compagnie locali. Mentre questo è un aeroporto di terzo livello, un city airport, quindi collegamenti più rapidi, di connessione. E poi diciamocelo con chiarezza, nell'altro asse, al di là degli Appennini, l'asse romagnolo, noi abbiamo in sinergia 4 aeroporti, Bologna, Forlì, poi Rimini e Falconara, che stanno in un asse sostanzialmente simile a quello della Valle dell'Arno. Quindi se a Firenze e a Pisa c'è collegamento, società unica, sinergia, tutto questo va nel senso dello sviluppo della Toscana. La fusione tra due scali aeroportuali deve prescindere dal futuro assetto dello scalo fiorentino, sul quale sono sorte recentemente non poche polemiche. Una decisione in tal senso, come più volte preannunciato dal governatore Rossi, sarà presa entro il 2011.